Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da Asti e provincia. Se ci fosse un premio al coraggio imprenditoriale, se lo meriterebbero. Parliamo di Mario Martone, Michela Sciorato e Fulvio Graziano, i tre soci fondatori della Green Gear Trasmissioni di Valdichieri, che ha ricevuto pochi giorni fa il prestigioso premio a Milano di Eccellenza dell'anno nella categoria Ingegneria Meccanica. Sono saliti sul palco tutti e tre e insieme hanno ritirato il premio. Come insieme hanno subito licenziamento 10 anni fa da una grande industria e insieme hanno deciso di fondare una loro società in anni in cui la crisi generalizzata si era già ampiamente manifestata. I numeri non mentono ed è la Regione Piemonte a confermarlo. L'imminente introduzione dell'obbligo di avere Green Pass per accedere a tutta una serie di servizi e locali pubblici, come da ultimo il decreto Covid, ha convinto migliaia di piemontesi a chiedere la vaccinazione. Sono stati oltre 20.000 nella sola giornata di venerdì le nuove adesioni alla campagna vaccinale, il doppio rispetto alla media quotidiana dei giorni precedenti. La telefonata è arrivata alle 5.30 di mattina, quando è stata segnalata l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco da via Maggiora, vicino all'incrocio con Corso Alessandria, lo stesso punto in cui si trova un chiosco dei panini aperto tutta la notte. Vittima un uomo di 35 anni, astigiano, domiciliato in città e noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Si trovava al chiosco quando da un'auto di grossa cilindrata di colore scuro in transito sono stati sparati 3 colpi calibro 9. Subito soccorso, l'uomo è stato portato al pronto soccorso dove è ancora ricoverato, ma non si trova in pericolo. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia, Asti e il suo giornale.